En bas comme nous, le vent est doux pour le voyage de l'Amérique. En bas comme nous, le vent est doux pour le voyage de l'Amérique. Ma belle Suzanne, rien n'est plus beau que de naviguer sur ces eaux. Oh, c'est un charme que de naviguer en barque-nous. La charmante beauté par le bon Dieu nous conservera et la boussole nous conduira. De mon père qui ne me parle pas, je crains la mer quand Maria Paola Scaramuzza, da quanti anni è che stai facendo questi magnifici quadri? Da sempre, da quando ero piccola, perché ho sempre disegnato. Ecco, proprio piccola, piccola, avevo già il dito storto perché avevo sempre la matita in mano, perciò è praticamente da sempre. E la mia passione sono i colori e la china. Vedo che molte volte compaiono delle carte da gioco, dei bambini. C'è qualche motivo particolare che ti spinge a fare queste cose? E dei particolari che magari nessuno nota, e io tipo i bambini, movimenti particolari dei bambini. Adesso praticamente qui ne ho pochi, però di solito faccio anche tanti bambini. Mi piacciono tanto gli animali, difatti gli animali compaiono quasi sempre. Ho solo un uccellino, un cagnolino, di solito i gatti, perché sui gatti ne ho fatti tantissimi. E poi mi piacciono anche i costumi, i colori, i tatà adesso. Ecco. I colori tradizionali, insomma. I colori, più sono vivaci, più mi piacciono, però sempre con uno sfondo nero, perché trovo che lo sfondo nero faccia da risalto, cioè tutto il nero no, ma con questo colore vivace in mezzo risalta il quadro. Questa è una mia opinione, ecco, una mia impressione. Qual è l'emozione che provi quando vedi un quadro finito? Mamma mia, non sono mai soddisfatta perché mi sembra che manchi questo, manchi quello, non sono stata precisa, perché sembrano banali, in realtà sono tutti super calcolati, le distanze, i movimenti, non è mai dato niente al caso, non sono fatti così improvvisati, sono proprio studiati tutti. E così, e quando lo vedo alla fine dico, sono soddisfatta, però magari avessi fatto così, cosa? Magari veniva meglio. Grazie. Niente? I tuoi occhi, sempre lucidi e chiari come biglie di vetro, il fuoco ascoltavi crepitare. Per oggi basta, dicevi, domani sarà dura. Eri uomo di terra, ma tenevi nella tasca il biglietto sdrucito di un treno perduto. E nascosto in fondo al cuore gli occhi di una donna e un sogno di mare. Grazie.